Ciao a tutti, vi salutiamo di Piccole Magazine. Oggi intervisteremo di nuovo una persona che ha dato delle belle parole che hanno servito tantissimo per tante persone che sono state colpite da questa pandemia del coronavirus. Lei è Sonia, parleremo un po' con lei e quindi ci racconterà tante cose che... Ciao Sonia, adesso che stai in una bellissima location, quindi diamo anche il benvenuto al Piccole Magazine. Come prima domanda, è sempre interessante sapere come ti trovi, cosa hai fatto, diciamo, di buono per reagire in questi giorni in mezzo alla situazione della quarantena. Buon pomeriggio, sono sempre Sonia, scusate se indosso la mascherina, adesso si può fare perché siamo all'esterno a distanza di sicurezza. E io ho vissuto in casa più di 2 mesi, non conoscendo o comunque non essendo del mestiere, quindi non essendo una scienziata, ma occupandomi di ben altre cose, come ovviamente voi sapete, e non avendo la certezza di come i contagi si sviluppano, visto che questo qui è un virus invisibile, e ho preferito rinchiudermi in casa per oltre 2 mesi senza vedere nessuno, oltretutto abitando in condominio, non sono neanche più uscita dalla porta del mio appartamento perché ho preferito rischiare, non rischiare, scusatemi, ho preferito non rischiare di prendermi qualsiasi tipo di contagio, non conoscendo e non mettendo in difficoltà la sanità pubblica per tutto il sovraffollamento che c'è stato. Ma non tanto per me, ma per non essere un pericolo e rischio per tutti gli altri. Io comunque mi sono organizzata per lavorare come webcam girl, non solo tramite le persone che conosco, ma anche come professionista del mestiere. Ovviamente sto lavorando per una trasmissione per la quale adesso non posso comunicarvi il nome per privacy, però comunque ci si può arrangiare anche diversamente. Perlomeno questo mi ha insegnato che ci si può arrangiare anche in altri modi nella vita, nel senso che io ero abituata a fare il mio mestiere, però volendo si può prendere anche l'abitudine di poter avere nuove iniziative e saper affrontare la situazione e se necessario anche cambiare il mestiere, quindi o comunque modificare le modalità per una sicurezza futura e le modalità di lavoro. Per esempio, se una persona adesso, da quando sono riaperti i ristoranti, mi vuole invitare fuori a pranzo o a cena, io lo posso fare, ovviamente, mantenendo le giuste distanze di sicurezza e il regolamento del locale dove si andrà. Oltretutto, adesso non sono certa perché comunque non c'è un protocollo scritto per chi fa il mio tipo di mestiere. Chissà se ci si potrà incontrare tra amici anche per uno spettacolo live, non più in webcam. Ovviamente seguendo le istruzioni di entrata e uscita e sempre con mascherina. Spero che vi piaccia la mia innanzitutto. Sempre con mascherina, guanti, gel disinfettanti, calzari e anche la carta da mettere nel pavimento per quando uno entra. Di fare uno spettacolo dal vivo, quindi uno spettacolo live, come io ho indicato, ho proposto, ciò non sono sicura che si possa fare, quindi per il momento resto ferma così e seguirò le istruzioni che ci daranno di seguire. E poi vi terrò aggiornati e informati. Comunque, per il momento sono un po', diciamo, in fase di nuove prospettive per un futuro e ne approfitto anche per godermi un po' di natura adesso che dal 4 di maggio siamo potuti riuscire fuori di casa. Anzi, ho ritardato anche nel fare nell'intervista per la seconda fase. Perché sono stata un po' pigra a dire la verità. Ormai, diciamo che uscendo di casa, non essendo più abituata,
a vedere la natura che c'è intorno a me, ho approfittato per fare delle passeggiate e andare in montagna, fare anche altre cose. Ti piacerebbe parlare un po' su tutte le iniziative dell'autorità per aiutare a quelle persone che sono rimaste senza lavoro e anche, diciamo tu, su quelle iniziative delle organizzazioni per aiutare a chi ha più bisogno in questi giorni. E ci piacerebbe anche sapere, secondo te, qual è la differenza tra questi due modi? Allora, io innanzitutto quello che posso dire è ringraziare tutti gli addetti che hanno lavorato all'interno della sanità, che ha svolto lavoro di difficoltà sanitaria enorme, che non era pronta ad affrontare questo tipo di situazione, non era assolutamente pronta, ha cercato di svolgere. E di svolgere un lavoro di organizzazione e non sono a cosci ho una conoscenza di tutto il perfetto meccanismo che si è svolto dietro. E, ovviamente seguo i notiziari, mi informo in giro, sento notizie e pareri da amici. E non solo, anche da chi lavora nel campo di questo settore, e senza entrare troppo dentro a ciò che pensano le altre persone, io penso che comunque è stato fatto un grande lavoro da parte di tutte le persone che hanno lavorato all'interno della sanità. Quindi, se la curva sta diminuendo, dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno cercato di lavorare e di curare le persone o comunque trovare un metodo di cura e, sperimentando e quant'altro. Per quanto riguarda il lavoro, persone che si sono trovate in difficoltà, non so se gli aiuti arriveranno, non arriveranno, su questo non so dire nulla purtroppo, perché io parlo in maniera singolare, non da egoista, ma io vi sto parlando della mia esperienza e purtroppo non posso parlare delle esperienze altrui. E questo perché per mia natura sono molto riservata. Ma non solo per questo, perché poi bisognerebbe entrare in merito a ogni caso e ogni situazione che una persona ha dovuto affrontare in questo periodo e anche per il proprio singolo lavoro. C'è chi lavora in azienda, c'è chi lavora come libero professionista, come imprenditore, c'è chi ha piccole aziende. Quindi dovremmo chiedere a chiunque di loro cosa stanno facendo per poter andare avanti o che aiuti gli sono stati riconosciuti. Io purtroppo posso parlare solo per me stessa in questo e comunque ringraziare tutti gli addetti che hanno lavorato all'interno delle strutture per combattere o cercare di combattere o comunque curare le persone che sono diventate positive al virus. Altro purtroppo non posso aggiungere. Sonia, grazie mille per tutte le tue risposte. Se vuoi aggiungere qualcos'altro su questa intervista, farlo tranquillamente. Intanto, per il momento vi auguro una buona serata e mi spiace se non sono molto improntata a fare questo genere di interviste, sono un po' timida in questo. Sono più abituata a fare servizi fotografici, prestarmi come modella per altre cose. E ci provo, non è mia abitudine parlare davanti a videocamere. Però ci ho provato anche oggi, visto che mi è stato richiesto. L'unica cosa che posso aggiungere è di poter incontrare tutte il più presto possibile. Non so quali saranno i regolamenti precisi che dovremo seguire. Secondo me ognuno dovrà inventare un proprio regolamento per tornare alla normalità e ovviamente prestando le giuste attenzioni, precauzioni, ma in tutto e per tutto come sempre. E poi, secondo me, se uno inizia per il momento a lavorare come accompagnatrice, accompagnando le persone all'esterno, come spiegavo nella prima domanda prima,
adottando le giuste distanze di sicurezza, indossando mascherine e tutto ciò che ci indicano di seguire quando noi entriamo dentro un locale, secondo me, o anche per un picnic, per esempio, non creando assembramenti, secondo me ci si potrà rincontrare. Scusatemi se tolgo la mascherina, ma adesso in questo momento sono da sola. E io spero di poter ricominciare presto anche con spettacoli live, anche dal vivo, non più a casa mia però, non più a casa mia perché non penso che sia l'ambiente più giusto per poter far entrare amici e persone per il momento. Poi vedremo cosa succederà in un prossimo futuro. E per il momento, se incomincerò a lavorare come spettacolo live e non più come webcam girl, ovviamente mantenendo la distanza di sicurezza, praticamente dovrò adottare il metodo che adottano anche i centri estetici, secondo me, ma anche su questo, prima di poter incominciare, voglio informarmi molto bene perché non vorrei che questo non possa essere un pericolo per la diffusione del virus. E invece noi adesso dobbiamo stare attenti in questa seconda fase nel cercare che il virus non risalga nuovamente su con i contagi. E per il momento sono ferma, mi godo la natura e l'unica cosa che posso proporre anche per chi mi contatta, che mi chiede come potremmo rincontrarci in futuro, al momento posso soltanto dire che ci si potrà rincontrare, spero più presto, iniziando con cautela, accompagnando le persone all'esterno. E con spettacolo live, ovviamente, seguendo le giuste misure del distanziamento. L'unica nota positiva di questo periodo, chiudendomi in casa, è che non fumo più. Sono passata perlomeno alla sigaretta elettronica. Grazie mille Sonia, bellissima location e ti ringraziamo tantissimo di Piccole Magazine per questa nuova intervista. Speriamo di trovarci in una nuova e prossima intervista presto e a tutti voi ricordatevi sempre di seguire i nostri social Facebook, Instagram e su YouTube e anche sul nostro sito web www.piccolemagazine.tv e piccolemagazine.it. Vi aspettiamo. Ciao ciao! Per il momento saluto tutti e vi auguro tante belle cose per il futuro e spero di rivedere le persone che conoscevo e le persone che mi hanno contattato in questo periodo per incontrarci in un futuro prossimo. Io sono molto positiva e ottimista in questo e facendo le cose che con cautela spero di rincontrarvi. Nel frattempo non mi rimane altro che salutarvi mandandovi un bacio.